Se c'è una cosa che ho imparato negli anni è che perché il nostro progetto o la nostra attività nel complesso cresca, dobbiamo crescere noi come persone. E allo stesso modo, perché possa fiorire la nostra attività, noi come persone dobbiamo fiorire. L'unico modo per fiorire però è prenderci cura di noi stessi. Non possiamo né crescere né migliorarci se non abbiamo le energie per riuscire a farlo. Il problema è che viviamo in un periodo storico dove sembrerebbe la norma lavorare troppo e lavorare sempre, in quanto percepita come unica soluzione e unica strada per riuscire a raggiungere il successo. Ci sono stati dei momenti nella crescita dei miei progetti in cui avevo cominciato ad avere dei risultati piuttosto buoni. Erano già passati alcuni anni e in effetti avevo cominciato a viziarmi un pochino, per cui poteva capitare che con il mio business partner di quel periodo decidessimo di andare a farci qualche vacanza in resort stellati. Vivevamo nel sud-est asiatico, quindi c'era la possibilità veramente di viaggiare nelle location più esotiche in qualunque momento e in pochi giorni. Ma la cosa più affascinante è che sono stata in moltissimi di questi posti esotici, dalla Thailandia all'Indonesia, solo per nominarne alcuni, rinchiusa in questi hotel a 5 stelle a lavorare. Cioè, il mio computer era praticamente diventato, il mio portatile, un arto, un terzo arto superiore che sì, un prolungamento del mio braccio. E non c'era momento in cui ci godessimo effettivamente il motivo per cui eravamo andati lì, il posto, la cultura, insomma, non esisteva una vera e propria vacanza. Io per anni in vacanza non ci sono mai stata, pur viaggiando moltissimo. Nel tempo e grazie all'aiuto di persone intorno a me che mi hanno fatto capire che di sicuro, diciamo, avevo imboccato una strada senza uscita, ho capito che questa non è la strada più rapida al successo, questa è la strada più rapida al burnout più totale, all'esaurimento. E non sarà l'esaurimento che andrà ad alimentare l'energia che ti serve per crescere la tua attività. L'esaurimento ti esaurisce, come dice la parola stessa, ti toglie tutto il potere creativo che ti serve per procedere, per affrontare le sfide e per prendere decisioni importanti. Cosa possiamo fare allora per evitare il burnout e per preservare le nostre energie? Di cose ce ne sono tante. Quindi in questo episodio condivido con te tre di quelle che a mio avviso sono alcune tra le più efficaci o che perlomeno si sono rivelate efficaci per me. Primo, scegliere un momento per fare switch off, per spegnere, definirlo e naturalmente rispettarlo. C'è un momento nella tua giornata in cui decidi di spegnere ogni aggeggio tecnologico, soprattutto se lavori sul web, quindi se lavori dal tuo smartphone, se lavori da vari dispositivi. C'è un momento in cui premi il pulsante stop. Se la risposta è no, devi trovarlo. Subito, non domani, non dopodomani, adesso, appena finito questo episodio. Trovalo e inseriscilo nel tuo calendario, come se fosse un appuntamento dal dentista. Scegliere un momento di switch off, che potrebbe essere per esempio la sera, un momento in cui dici: ok, basta telefono, basta occhiate alle email, tutto va in modalità aeroplano. E fino alla mattina non se ne parla. Naturalmente, se hai la tua attività, puoi scegliere momenti diversi durante la giornata, quindi se hai una flessibilità che ti consente di fare uno switch off in momenti diversi, puoi scegliere quando farlo. L'importante è che ci sia un momento di detox, un momento veramente di spegnimento totale in cui torni alla tua tranquillità, in cui smetti di ricevere stimoli visivi, sonori, tecnologici, di natura tecnologica, che sono poi quelli che frammentano la nostra capacità di attenzione, la nostra capacità di concentrazione, ma questa è un'altra, storia da dedicare ad un altro episodio. Quello che però è molto interessante è che per fare una pausa dalla tecnologia puoi utilizzare la tecnologia.
Personalmente io utilizzo qualcosa che è presente nel mio smartphone, che prende il nome di Screen Time, che mi permette di definire un orario a partire dal quale fino al quale io non posso più, tra virgolette non posso perché c'è sempre un modo per aggirare la cosa, ma insomma diventa più difficile accedere alle mie app preferite, ai miei social network, alle mie email, perché devo poi manualmente disattivare questa modalità di blocco. E mi piace dire che uso la mia pigrizia proprio per diventare più efficiente. Perché? Perché è chiaro che quando devi sbloccare qualcosa in manuale è più probabile che scegli la strada più veloce, la strada più semplice. Dici vabbè, visto che ho attivato lo Screen Time non mi metto certo lì adesso a smanettare per riuscire a riaccedere a queste benedette app. Quindi diciamo che diventando più complesso il processo che ti porta ad accedere a Facebook o ad accedere a qualunque altra cosa, è più facile che ti arrendi senza poi cadere nella buccia di banana e riaprire il vaso di Pandora e poi essere risucchiato nel vortice degli input tecnologici. Personalmente lo Screen Time è attivo nelle mie giornate dalle 7 di sera fino alle 9 di mattina. Ora è chiaro che posso ancora ricevere telefonate dalla mia famiglia o dagli amici eccetera, ma tendenzialmente tutto quello che riguarda il lavoro viene spento. Se posso, la tecnologia comunque sparisce, quindi che sia per questioni personali o questioni professionali, c'è sempre un periodo della mia giornata, un momento della mia giornata dove che è technology free, quindi che mi consente di tornare, ecco, se vogliamo, all'essenziale. Il secondo suggerimento che mi sento di condividere è quello di fare una pausa tra le azioni. Che cosa intendo? Fare una pausa nel passaggio da una task ad un'altra, una chiamata ad un'altra, un compito per la giornata ad un altro. Quindi darci il tempo di effettuare una transizione tranquilla e graduale tra quello che abbiamo appena finito di fare e quello che ci stiamo accingendo a fare. Possiamo farlo per pochi minuti attraverso un paio di respiri, oppure attraverso una semplice visualizzazione di qualche secondo che ci permette di capire quale tipo di energia vogliamo portare nella nostra prossima conversazione o nel nostro prossimo progetto creativo, senza prima ancora di tuffarci a capofitto in questa prossima cosa che dobbiamo fare. Quindi questa sorta di transizione ci permette di chiudere con quello che è appena successo, che sia stato esattamente come lo volevamo o che sia andato meno bene del previsto, e diciamo premere il pulsante reset e ripartire da una sorta di posto neutrale, di condizione neutrale, per quello che è il prossimo compito che ci aspetta. Peraltro questo è un modo anche per allenarci, per quanto con una mini azione, a smettere di reagire, quindi ad agire anziché reagire, essere continuamente reattivi al prossimo stimolo, alla prossima chiamata, al prossimo meeting, che non ci dà neanche il tempo di recuperare le energie che ci servono per essere pienamente focalizzati su quello che dobbiamo fare come prossima cosa. Fare qualcosa bene, peraltro, non rende quella cosa necessaria e importante. E quando smettiamo di reagire alla prossima cosa che dobbiamo fare in agenda, diventa anche più facile capire cosa davvero serve fare e cosa invece stiamo facendo soltanto perché è parte di un'abitudine, soltanto perché è stato messo in calendario mesi fa e ce l'abbiamo ancora lì, che però non è assolutamente necessario venga fatto. E questo ti aiuta anche a recuperare del tempo prezioso per te stessa. Il terzo e ultimo spunto che mi sento di condividere in questo episodio è quello invece di creare definire dei veri e propri confini. Definire i confini è importante, specialmente per noi donne, perché per qualche ragione, presumibilmente culturale, è difficile, più difficile per noi dire no. Probabilmente appunto perché siamo cresciute convinte che, o molte di noi, ecco, sono cresciute in un contesto che ci ha convinto che dobbiamo sempre mettere gli altri prima di noi stessi. Quindi è probabile che sia per questo, ma qualunque ne sia la ragione, è importante che impariamo a definire i nostri confini. Imparare a dire di no è il modo migliore per evitare di disperdere energie preziose. Lo sappiamo benissimo, non serve ricordarlo, però è sempre importante farlo, che dire sì a tutto significa dire no a tutto.
Nel senso che facciamo tutto male o lo facciamo bene, ma appunto ci stanchiamo in maniera irrimediabile, perché poi non abbiamo più la forza per andare avanti. Il problema è che a volte dire di no, soprattutto ad una persona, qualunque essa sia, può risultare abbastanza fastidioso e difficile. Temiamo di deludere quella persona o temiamo che dire di no ci possa poi inimicare quella persona. Chissà che cosa penserà di noi, no? Che siamo delle egoiste, che pensiamo solo a noi stesse e così via. Ma se ti dicessi che c'è un modo per imparare a dire di no con grazia, con gentilezza, dove non dobbiamo necessariamente rifiutarci e dire no, non posso fare questa cosa e la cosa finisce lì, no e basta. Potremmo semplicemente dire mi piacerebbe molto fare questa cosa, ma sono così piena che non riuscirei a dare il massimo e io voglio dare il massimo se mi impegno a fare questa cosa. Ma guarda, c'è una persona che forse ti può aiutare. E questo diventa un modo per dire di no, facendo capire che il no non è perché vogliamo dire di no e basta, ma è perché vogliamo dare tutto quello che possiamo a quella persona. Però il no viene seguito anche da un'ipotetica soluzione. Forse conosciamo qualcuno o possiamo chiedere a qualcuno per capire se c'è un'altra persona che può aiutare a svolgere quella richiesta. Quando ci alleniamo a dire di no con gentilezza, quindi quando alleniamo il nostro muscolo del no, è importante che cerchiamo di non essere troppo vaghe e questo succederà, a me è successo tantissimo nel momento in cui sono passata, no, dal dire sempre di sì al provare a dire di no e non ero ancora riuscita, ero ancora nella zona grigia, non ero ancora riuscita a dire il no che volevo e quindi finivo per essere vaga e dire ma ti farò sapere, rischiando poi di dimenticarmi di far sapere alla persona se era un sì o se era un no. Perché ovviamente era un no dovuto al fatto che avevo troppe cose in agenda, troppe cose per la testa. E quella è la cosa peggiore, perché poi la persona, sì, allora a quel punto ti reputa una maleducata, perché in effetti non ti sei più fatta sentire. E tu, quando ti accorgi di non esserti più fatta sentire, magari per mesi, ti senti tremendamente in colpa, perché sai di non essere così, sai di essere una persona integra, sai di essere una persona di parola, ma c'erano troppe cose in quel momento e qualcosa è sfuggito. Quindi evita di essere vaga e trova il coraggio di dire no con la formula che abbiamo detto prima, no però forse c'è qualcuno che ti può aiutare, a meno che naturalmente non sia reale il bisogno di fare un check, di controllare l'agenda e poi di far sapere in un secondo momento, ma in quel caso datti una deadline, quindi puoi dire ti farò sapere entro venerdì, per favore mandami un promemoria se non senti nulla o se vedi che non ti scrivo, giusto nel caso tra le mille cose mi possa sfuggire. Dopotutto siamo umani e questa è una richiesta che sicuramente ti aiuta a ricevere un promemoria, poi naturalmente è ideale aggiungerti in scaletta che entro venerdì vuoi far sapere, vuoi far avere alla persona una risposta, però è un bel modo per dividere le responsabilità e anche per farci apparire per quello che siamo. Umani, autentici, con i nostri limiti, con le nostre debolezze e questo ci renderà ancora più autentici e rafforzerà il rapporto con quella persona invece di rovinarlo, anche se la risposta finale dovesse essere un no. Quando fai queste tre cose di cui abbiamo parlato oggi, quindi ti dai un tempo per spegnere tutto, alleni la tua capacità di fare una pausa nei momenti di transizione, così da smettere di reagire e cominciare ad agire con maggior consapevolezza, e quando cominci finalmente a delineare dei confini, cominci a recuperare un sacco di tempo che pensavi di non avere. E per usare le parole di uno dei miei mentori, ti accorgi finalmente che in fin dei conti di tempo ce n'è in abbondanza e addirittura il tempo può rallentare. Se smettiamo di cercare di riempire ogni secondo del nostro tempo e della nostra agenda frettolosamente con qualcos'altro, perché non siamo abituati all'idea di fare nulla anche per qualche minuto. Tutto intorno a noi ci dice che dobbiamo continuare, proseguire, dobbiamo sempre avere un piano, dobbiamo sapere esattamente quello che faremo come prossimo step e dobbiamo saperlo adesso perché la vita non aspetta. Quando in realtà la chiave per accelerare è spesso proprio rallentare e premere pausa di tanto in tanto, sapendo che durante quelle pause non ha senso pianificare nulla, anzi, le pause sono il momento di lasciare andare con fiducia ogni desiderio di pianificare, sapendo che piano piano, grazie ad un recupero delle nostre energie creative, il piano diventerà
chiaro molto prima di quanto immaginiamo e con molto meno sforzo di quanto non stiamo cercando di fare in questo momento. La creatività ha bisogno di un tempo di incubazione, l'ispirazione ha bisogno di un tempo di incubazione. Dobbiamo riempire la nostra tanica di nuovo per poter utilizzare il carburante che c'è dentro. Quindi afferriamo questo tempo che ci sfugge di mano, semplicemente sapendo che ci meritiamo di viverlo pienamente, a prescindere da quante cose dobbiamo fare. E improvvisamente riusciremo, quasi per magia, a fare tutto. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, iscriviti alla lista d'attesa per ricevere lo splendido bonus che ho preparato per te e per sapere quando riapriranno le porte della nuova Business Academy italiana tutta al femminile. Puoi farlo senza impegno visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.